Manca poco ormai alla chiusura della sessione estiva di calciomercato per Serie A e Serie B. Alle ore 20 il gong, per il Pescara sono ore frenetiche perché con la Juventus è in piedi un'operazione che può muovere 4 calciatori. Ieri avevamo parlato dell'accelerazione del club bianconero per il difensore uruguaiano classe 2000 Edgar Elizalde. Ebbene, il millennial è una costola importante di uno scambio ben più ampio che può riportare Cristian Bonino in bianconero. L'attaccante come Elizalde andrebbe a giocare in Serie C nella Juventus B. Al Pescara andrebbero il fantasista Luca Clemenza, lo scorso anno ad Ascoli e che ha ben figurato con la prima squadra bianconera nella recente tournée americana, e l'esterno Nando Del Sole, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Il giocatore napoletano, cresciuto nelle giovanili del Delfino, era stato ceduto alla Juventus un anno fa ed era rimasto in prestito in biancazzurro fino allo scorso gennaio, giocando la seconda parte della stagione nella primavera di Dal Canto. In particolare per Elizalde è pronta la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Su Clemenza c'era anche il Palermo, ma l'operazione, data in dirittura d'arrivo un paio di giorni fa, ha avuto una frenata. Le prossime ore chiariranno se l'operazione andrà in porto. Questa mattina Elizalde si è regolarmente allenato al Poggio. Il millennial dovrà decidere se scegliere un club prestigioso come la Juventus, ma finendo per giocare solo in Serie C o comunque nella primavera, o se proseguire il suo percorso di crescita in un Pescara dove potrebbe trovare molto più spazio rispetto allo scorso anno, in una categoria ben più difficile come la Serie B. Regolarmente al Poggio stamani anche Gaston Brugman. Al momento l'affondo decisivo del Parma non c'è stato, anzi la squadra allenata da Roberto D'Aversa sta per formalizzare l'acquisizione del regista ex Cagliari Davide Di Gennaro, ora di proprietà della Lazio. Un movimento che sbarra la strada definitivamente alla cessione del capitano biancazzurro, che è destinato a restare in riva all'Adriatico e ad essere un pilastro per il tecnico Beppi Pillon. In attesa degli ultimi movimenti, intanto, il Pescara continua a lavorare. Domani partitelle in famiglia e da lunedì scatterà la settimana tipo che porterà al debutto di sabato 25 sul campo della Cremonese, anche se, sempre lunedì, l'Asso Calciatori potrebbe indire uno sciopero per protestare contro il format a 19 squadre varato dalla Lega di Serie B, un fatto che farebbe slittare l'inizio del campionato.